anche di pubblica amministrazione, ma in relazione agli effetti. Magari ci farà una presentata poi una volta con le telefono, però io rispondo a quello che ci hanno già raccolto, dove praticamente ce ne stanno tantissimi di pubblica amministrazione, anche perché poi mi sembra che il filo conduttore per il presentatore del professor Corretto, che è questo che hanno parlato di pubblica amministrazione, mi sembra che hanno parlato di altre cose. Se volete io mi fermo qui e vi do la parola. Che mi sembra che anche loro, i due meriti professori, parlano di pubblica amministrazione. Io sono. Però adesso prosegue a volevo soltanto citare il discorso che c'è già dal posto, gli esempi di buona amministrazione, per esempio, voi non so se sapete che abbiamo l'INEL che c'è l'automaticità della prestazione. Io lo volevo dire anche a molti dipendenti, a molte persone che sono qui presenti, sicuramente ci sono anche molti dipendenti pubblici, che se per esempio un operaio cade da un'impalcatura ha lo stesso, anche se uno straniero, ha lo stesso assistenza presso alcuni degli uffici pubblici e praticamente con lo stesso viene curato presso questi centri, anche se in nero, anche se lavora in nero. Ecco, volevo anche parlare, visto che Luciano ha parlato di civil service, volevo anche parlare di tempi di buona amministrazione e di situazioni. Poi se non è soltanto il tema del libro, è ovvio che la professoressa aveva accennato il discorso letterario citando i grandi della letteratura che erano pubblici dipendenti, no? Tutto qua, mi sembra di fare. Poi prestiamo la parola a tutti, siano perché forse è il bello della diretta. Allora, credo che si sia creato un piccolo equivoco, anzi una sorta di sfasatura tra un discorso e l'altro, cioè il discorso di Alfonso è un discorso che io condivido in pieno, sono qui anche perché sono stata invitata e sapevo che c'era lui come uno dei relatori, questo dice lunga sulla mia posizione. È ovvio che qui si è incrociato un discorso squisitamente politico, che è quello che ha fatto Alfonso, e che ci ha proposto, è un discorso stranamente, devo dire, questa volta l'utopia è stata la parte della politica, è chiaro, ma è un'utopia condivisibile, è un discorso di tipo progressivo che tutti ci auguriamo. D'Alfonso ha in mente l'impiegato ideale, il pubblico amministratore ideale, l'eccellenza, e lui ha fatto dei nomi lustri come Biglia, che io ho avuto l'occasione di conoscere personalmente, da vicino, siamo stati a cena insieme, eccetera, personaggio straordinario. L'eccellenza, ma l'eccellenza non è soltanto, non la ritroviamo soltanto in questi nomi illustri, ma anche sicuramente la troviamo così tra le file di personaggi anonimi, di gente con un grandissimo senso del dovere. Io sono impiegata statale, come molti di voi, potrei scrivere un libro, anzi tra un po' andrò in pensione, fortunatamente, perché non vedo l'ora di andarmene in pensione, proprio perché ho a che fare con personaggi che il senso del dovere ce l'hanno sotto le scarpe. Va bene, chiudiamo questa parentesi un po' così polemica. Veniamo all'altro discorso, che è un discorso, cioè, cosa è interessa la letteratura, mentre appunto la politica interessa questo personaggio ideale, alla letteratura che ha avuto tra i suoi grandi protagonisti un personaggio come uno scrittore come Machiavelli, interessa l'esistente, quello con cui la commedia umana, non a caso l'ho citata, la commedia umana, le persone, l'uomo medio, e purtroppo questa eccellenza non esiste. Allora
in questo caso, e qui vengo al libro di, veramente interessante, che si fa sempre più interessante dato tutto quello che suscita, quello che registra la letteratura è appunto questo paradigma umano, è più, no, registra la realtà, ha registrato la realtà, quindi noi leggendo il libro di Vandelli, in cui c'è questo doppio rapporto tra la letteratura e il mondo dell'amministrazione statale, burocrazia, eccetera, l'impiegato statale come nuovo personaggio, nuovo eroe romanzesco, letterario, eccetera. E poi quest'altro fatto che è secondario, ma neanche troppo secondario, lo scrittore che ha una sua esperienza, perché è impiegato statale e addirittura dalle pagine, dalla sua esperienza ricava dei personaggi, degli spaccati di realtà straordinari. Pensiamo appunto alle pagine dell'autore del Castello, del Processo, Kafka, torniamo sempre. Quindi è la letteratura non si occupa di ciò che sarà futuro, può creare degli spunti, può dare degli spunti per pensare al futuro, però registra ciò che è, ciò che è stato. Ecco, vorrei chiarire questo. Ecco, non è che il libro di Vandelli parla male dell'impiegato statale, no, ci riferisce come questo mondo della burocrazia è entrato da un certo momento in poi, cioè dalla nascita della burocrazia, la Francia post-rivoluzionaria napoleonica, poi la Russia di Pietro il Grande, l'Italia pre-risorgimentale e poi dell'unità, eccetera. Ecco, in questo caso forse molta fantasia da parte dei politici, poca fantasia da parte dei letterati. Ecco, volevo chiarire un po' questo. Grazie, non credo che fosse un equivoco, insomma, sappiamo che poi queste cose suscitano passioni di vario genere, poi insomma, il pubblico dipendente si è sentito chiamato in causa, visto che come noi del resto siamo. No, prima di do la parola, senz'altro a Luciano, penso che tutti adesso abbiano voglia di sentire l'autore, tutte queste. C'è una parte che però mi ha fatto venire l'ultima tua battuta, c'è una parte che è relativa alla letteratura fantastica, dove c'è quindi il futuro. La cosa interessante di cui parlavamo oggi e che sembrerebbe la tendenza a preferire un'amministrazione decentrata, cioè il federalismo nei confronti dell'accentramento, quindi lì la fantasia va verso questa sponda, diciamo, nuova, verso, però naturalmente la letteratura non quella classica che stiamo esaminando, ma questa un po'. Prego, diciamo. Dopo tutto quello che ho sentito, ringraziare innanzitutto Stefano Cintarese per aver organizzato e per avere scelto due relatori, devo dire in una combinazione particolarmente felice. I versanti letterari rappresentati da Paolo Montefoschi mi paiono davvero suggestivi. Io, uno dei grandi momenti di fascino che sto provando in questa fase seguire queste presentazioni, poi imparo molte cose, prendo tanti appunti e vado a studiarle. Una fase di apprendimento, che è sempre una fase fortunata. E mi ha fatto molto piacere trovare Luciano Alfonso
dopo qualche anno che non lo vedevo, appunto, nella fase in cui ero amministratore, mi fa molto piacere sentirlo con questo spirito in cui mi ritrovo pienamente. Vorrei partire e riprendere poche cose, non paventate per ora. Paolo Monteposchi, tra le altre cose, ha azzeccato, è vero, questo libro parte da letture casuali, un po' qui, un po' qua, spizzicando, leggendo cose varie, mi nascono alcuni segnali d'allarme, qualcosa che non mi torna. Quel qualcosa mi è ritornato una settimana fa, due settimane fa, un grande articolo su un importante quotidiano italiano commentava l'ottimo successo di Shostakovich, l'opera di Shostakovich tratta dal naso di Gogol. L'autore dell'articolo riassumeva l'opera così. Un assessore di collegio si ritrova un giorno. Ora io vorrei sfidare qualunque lettore del quotidiano, oggi Italia degli anni 2000, a sapere che diavolo fosse un assessore di collegio nella Russia zarista. Allora ho cominciato, siccome i russi invece, i grandi autori, Gogol, Dostoevskij, Tolstoi, i grandissimi, hanno una relazione diretta con i loro lettori, a cui danno come primo elemento il rango, la qualifica che avevano nella tabella appunto dei ranghi stabiliti da Pietro il Grande. E loro evidentemente, dicendo questo ai propri lettori, pensavano di risparmiarsi tante parole, perché individuavano una tipologia sociale dicendoci che uno era registratore, quell'altro era assessore, quell'altro era consigliere segreto, eccetera, eccetera, eccetera. E di volta in volta uno era un alto papale, era un gran commis, quell'altro era uno scrivano, quell'altro. E allora ho cominciato a cercare di leggere i classici, quegli autori che tutti hanno letto, che si tratta di grandissimi, con gli occhiali di chi si occupa di pubblica amministrazione, cercando di decifrare e cercando di coglierli, facendo un'osservazione forse banale, ma pensate soltanto a Kafka, che è stato richiamato, ma su Kafka ci sono decine di interpretazioni, di chiave di lettura, su ogni suo passaggio, ogni sua metafora. Naturalmente interpretazioni psicologiche, il processo è oggetto di biblioteche di letteratura di questo tipo, interpretazioni teologiche, di interpretazioni perfino cabalistiche. E in tutto questo mondo mi domandai, possibile che non si possa tentare un'interpretazione molto più concreta? Questo era un uomo che era un funzionario, ed era uno straordinario funzionario. Possibile che la sera, quando scriveva, non si portasse dietro qualche cosa della sua esperienza del giorno?
possibile che le sue opere non fossero altro che una metafora del suo reale lavoro, l'ipotesi. E ho provato a rileggere Kafka in questa chiave del vero lavoro d'ufficio, scoprendo un funzionario straordinario, cosa prima Luciano Borgo, uno che manda alla propria fidanzata i propri rapporti di lavoro, ma capite quanta passione ci metteva. È uno che, tra l'altro, si tratta proprio per capire l'amministrazione, vedete come la storia. Dunque, siamo verso la fine dell'Ottocento, Bismarck, l'ultimo quarto dell'Ottocento, Bismarck e il cancelliere austriaco, che non ricordo come si chiamasse, si incontrano e a tavolino, in una discussione ricca, timorosi dell'avanzata dei movimenti operai, popolari, eccetera, costruiscono un abbozzo di welfare, costruiscono il primo Stato che interviene in un mondo che era lasciato totalmente senza controllo. E uno dei primi elementi è proprio quello di stabilire l'obbligo per le imprese di curarsi di un minimo di sicurezza sul lavoro, prevedendo l'obbligo di assicurarsi. E Kafka è centrale perché gioca due ruoli in questa vicenda. Da una parte lui è un giurista, è un fine giurista, e lui fa i pareri perché naturalmente la reazione delle imprese, delle fabbriche, a questa novità è giustissimo, ma naturalmente non si applica al nostro settore. Ognuno si chiama fuori e lui fa i pareri che contrastano queste posizioni, settore per settore, smentisce, legge alla mano. Ci sono delle interpretazioni molto interessanti, i suoi rapporti sono stati pubblicati sia in inglese integralmente, sia in italiano, da Einaudi, qualche anno fa. L'altro mestiere che fa, lui malato, malaticcio, fragile, con i mezzi dell'epoca, da solo, con calesse, con i mezzi fortunosi, gira la batte la Boemia per andare nelle fabbriche a controllare, fa ispezioni concretamente. E in queste fabbriche quello che trova è, vi assicuro, emozionante. Lui dice, ho trovato sale intere piene di esseri umani, mi sono accorto, ho fatto fatica che fossero a capire che erano esseri umani, erano donne, perché nelle fabbriche spesso ci stavano donne che non avevano limiti di orario, che arrivavano, che non si fermavano per mangiare, che andavano di lungo fino a quando non crollavano spossate. E lui, facendo queste ispezioni, torna a casa piangendo, lui lo dice nei suoi diari. Quindi un coinvolgimento straordinario che riporta, e allora da tutte queste esperienze, uno che piangeva nel proprio lavoro, possibile che non mettesse dentro niente, che facesse solo delle metafore astratte? No, secondo me, nella sua opera letteraria c'è tutto questo Kafka, non sono due persone diverse, sono un medesimo sensibilissimo funzionario che si ritrova. Ma prendiamo anche un altro esempio in senso molto più leggero, se vogliamo, da questo punto di vista. Torno al naso di Gogol. Naturalmente è un classico del doppio, un classico del doppiamento. Anche qui tante interpretazioni, ma secondo me, letto con gli occhiali da funzionario, è ancora
denso di rivelazioni. Io ho trovato splendido, ad esempio, voi immaginatevi, questo personaggio si ritrova a un certo punto senza naso. Qui il richiamo viene spontaneo al Kafka della Metamorfosi, si sveglia enorme insetto, questo invece si ritrova senza naso. Si ritrova senza naso, insomma lo cerca, fa fatica, fa ogni sforzo per trovare, finalmente lo trova. E allora un po' umilmente si rivolge al suo naso dicendo: scusi, mi capisca, io non posso girare senza naso, io sono un funzionario, non sono mica una fruttivendola, come se una fruttivendola potesse girare senza naso, perché nella sua visione della dignità del funzionario c'è un decoro particolare. Ma poi dice un'altra cosa che a mio avviso è stupenda. Lui è un povero funzionario di basso rango, che ha inseguito la promozione per anni ed anni, e ritrova il suo naso in divisa da consigliere di Stato. Quindi il suo naso, che peraltro ha perso da pochi giorni, quindi in pochi giorni ha fatto una carriera straordinaria, e questa è la cosa che più lo ferisce. Come fa il suo naso a dover fare una carriera così quando lui non c'è riuscito in anni e anni di sforzo? Quindi questo è una lettura di pagine notissime, semplicemente da una prospettiva un po' diversa da quella più consueta. La cosa che mi ha colpito subito è che, certo, molti scrittori hanno avuto nella storia della letteratura un altro lavoro, ma gli scrittori impiegati sono veramente uno scuolo impressionante, cioè un elenco che sarebbe difficile limitare, e oltretutto non in una cultura, non ci sono solo i grandissimi francesi, Stendhal, Maupassant, ma ci sono anche un enorme numero, oltre dei russi, inutile chiamarli perché sono quasi tutti funzionari, ma se andiamo sulla letteratura anglosassone troviamo dei calibri come Melville, Hawthorne, non parliamo ancora della Mitteleuropa, dei Germani. Veramente è una squadra assolutamente imprevista e di una fecondità straordinaria. Fecondo è il rapporto tra la loro attività di scrittore e il pubblico. Io ho provato a fare l'ipotesi che questo rapporto non fosse affatto né limitato né casuale, ma che ci fosse un circuito virtuoso in questo. Una domanda che faceva Luciano D'Alfonso. Devo dire, guardate, prima tra le cose dette, ovviamente ritengo che questa lettura, questa visione dell'amministrazione come problema piuttosto che una risorsa, o per meglio dire con la presenza del pubblico come un problema, sia un tema di grande incultura, che sia uno dei temi di massima debolezza del Paese. Per rimettere insieme le istituzioni abbiamo bisogno anzitutto di una cultura che stia dietro alle istituzioni, di una cultura condivisa, di una voglia, appunto, lo dico avendo davanti degli amici come Nicolo Corbuffo e come Mario Collevecchio, che alla pubblica istituzione hanno dato tanto e che davvero mi fa piacere rivedere e ritrovare qui.
Ma vengo alla domanda, si può concepire uno Stato senza pubblica amministrazione, domandava Alfonso, vado più in là, si può concepire una società senza istituzioni? Si può? Sì, si può. Lo tocco, è un tema che tocco in quella parte sulla fantascienza. Allora, la fantascienza ha due visioni del rapporto con le istituzioni pubbliche, con la pubblica amministrazione. Una visione oppressiva, una pubblica amministrazione iperburocratica che preme sul cittadino vittima, la visione alla Orwell, la visione alla Huxley, e così via, ce n'è un se, chiamava prima il caso Stefano, il caso del rapporto tra i pianeti, il decentramento interplanetario con rispetto all'accentramento. Beh, non è un caso forse se gli americani proprio siano coloro che vedono con maggiore diffidenza l'accentramento. E di questi ricordo soltanto il grandissimo ciclo delle fondazioni di Asimov. Il ciclo delle fondazioni si apre in un pianeta capitale che ha 40 miliardi di burocrati, tutti su strati vari, il pianeta fatto a strati più piani, che dirigono tutti la galassia. Però c'è un'alternativa, e l'alternativa secondo me è peggio, ed è il futuro senza un mondo delle istituzioni, senza una presenza delle istituzioni pubbliche. È lo scenario di Alien, romanzi e film. Tutti ricorderanno la storia dell'alieno, del tentativo subito fatto attraverso una serie di accorgimenti, trucchi, eccetera, eccetera, di portare l'alieno sulla Terra, anche se l'alieno può distruggere l'umanità. Beh, a quale scopo? Cos'è che muove tutto quell'universo? Le società, a scopo di lucro. E quello è lo scopo che induce a rischiare anche l'esistenza e la sopravvivenza della società in un mondo in cui l'interesse pubblico non esiste, perché non esiste istituzione che lo tuteli. Solo gli interessi delle società commerciali valgono. Ultimo, sono poi d'accordo molto sulle cose dette sul merito, eccetera. Mario Collevecchio ricordava il fatto che in vari punti di questo libro parlo di temi attuali. Vorrei ricordarvi, citarvi soltanto un passo a proposito delle riforme amministrative da fare. C'è in queste pagine di questo libro un piano di riordino complessivo della pubblica amministrazione che si basa su pochi punti. Primo, la revisione del personale basata su una notevole riduzione del numero di funzionari, sull'utilizzo dei giovani, eliminando la mediocrità e curando il merito e la qualità degli stessi. Secondo, riorganizzazione dei ministeri attraverso l'accorpamento in poche grandi strutture. Terzo, la soppressione delle amministrazioni divenute inutili, degli enti superflui, con relativa eliminazione delle voci di bilancio. Quarto,
l'accorpamento delle funzioni, troppo frammentate, troppo suddivise. Quinto, privatizzazioni, liberalizzazioni, meglio uno Stato che sostiene l'iniziativa privata, che si avvale con gare delle iniziative esterne, delle attività produttive. Quinto, riordino delle finanze, prevedendo le imposte in un ruolo unico, sulla base di un prelievo fiscale basato sui consumi. Dice, guardiamo le ricchezze individuali, va a valutarsi attraverso le abitazioni, il numero di domestici, le carrozze se sono di lusso, i cavalli se sono di qualità eccezionale, in modo che non possano sfuggire al fisco. Abbiamo le carrozze e i cavalli con i SUV e abbiamo un ISEE. Siamo nel 1834, chi scrive è l'ottimo Balzac, il quale peraltro con queste vicende dell'amministrazione, con i suoi robustissimi funzionari, sta facendo concorrenza settimanalmente in feuilleton, niente un po' di meno che i moschettieri di Dumas. Siamo testa a testa, il popolo dei lettori legge e aspetta ogni puntata l'uno e gli altri. Grazie a tutti, grazie soprattutto a Giovanni per averci offerto questa possibilità e vederci la prossima.